Francesco Repice. Ciao Francesco. Sì, come non sono uomo in Europa, lo so io qua. Sono nella strada che porta da Lipsia a Unna, le nostre radici, a casa nostra dove risiediamo qui in Germania. Ci si mette una cosa comoda, tipo 4:30-5. È una cosa. E ci sono dei limiti di velocità per cui tu puoi andare a 320, a un certo momento vedi un cartello rosso qui scritto 60. E quindi tutti inchiodano, capito? È un'esperienza meravigliosa. Allora, Francesco, intanto con noi Nicole Tosi e Mister Gatto. Allora, caro Francesco, intanto noi ti dobbiamo ringraziare per essere qui con noi, perché scherzi a parte, ieri tra la cronaca che hai fatto emozionante, tra la domanda, il ringraziamento a Modric, a quanto sei impegnato, sei in macchina, veramente un grande ringraziamento, ti togliamo solo pochi minuti, noi vogliamo chiederti un po' di emozioni e poi magari qualcosina sul mercato al volo, se riesci a dirci. Allora, la prima cosa, ci racconti, noi non siamo entusiasti della nazionale di ieri, ora è bello e la tua esultanza è favolosa perché spiega proprio questo, no? All'improvviso è arrivato il miracolo, però boh, non so, tu che dici, Francesco? No, ma nessuno è entusiasta, è ovvio, nessuno è entusiasta, a partire dall'allenatore per finire ai critici, insomma, al di là dei rapporti tra l'allenatore e la critica, che anche ieri sono stati evidentemente molto tesi, no? Nel dopo partita, nella conferenza stampa. Però insomma, bisogna fare con quello che si ha, molto banalmente, molto basicamente. Cioè, è ovvio che questa è una squadra che ha un livello tecnico di un certo tipo, e bisogna fare i conti con questa storia, e poi devi cercare di mettere in campo tutto quello che hai di buono per provare a superare gli ostacoli. La Croazia è una squadra forte, Spalletti ha ragione quando dice che all'inizio, quando è stato sorteggiato il girone, tutti pensavamo essere stato comunque sorteggiato un girone di ferro, un girone complicato, difficile. Ne siamo venuti fuori in qualche maniera. È inutile adesso pensare al gioco, pensare a queste robe qui, perché sono molto complicate in generale in una nazionale. Figuriamoci in una nazionale che con un commissario tecnico come Spalletti vuole, come dire, cambiare totalmente la filosofia e il pensiero di un sistema di gioco. Ci vorrà tempo, ci vorrà tantissimo tempo. Io, guarda, la frase che ho più apprezzato in questi giorni, prima della partenza, il giorno stesso della partenza, il giorno in cui abbiamo presentato a Viale Mazzini l'impegno della RAI per questi campionati europei, c'erano un po' tutti, c'era anche Marco Tardelli, il quale mi ha detto: guarda che lui sta preparando il mondiale tra 2 anni. Verissimo, io penso che che Tardelli abbia assolutamente ragione. L'unico timore che ho e che in questi 2 anni devono uscire fuori 3-4 giocatori di un livello diverso, altrimenti insomma non vai da nessuna parte, ecco. Questa è la sostanza. Io farei così, ti facciamo una domanda a testa sulla nazionale, poi qualcosa sul mercato, e poi basta, ti lasciamo il tuo viaggio di 7 ore per il tuo quartier generale. No, perché allora, anzi questo è un viaggio comodo, perché ci sono grandi teorizzatori dei percorsi che, per esempio, da dove siamo noi al campo allenamento della nazionale a Casa Azzurri, mi hanno fatto fare una strada per la quale impiego generalmente 25 minuti, abbiamo fatto 50-55 perché ci sono gli allungatori di strade, li abbiamo anche battezzati con la Roten e con il loro nome, capito? Che hanno delle specie di illuminazioni. Come facciamo ad arrivare in ritardo? Facciamo così, capito? Per cui è come mia cognata, quando si tratta di prendere un aereo, una nave, un treno, li vuoi perdere, ti affidi a lei e li perdi sicuramente, non c'è problema. Allora, io ti faccio la prima sulla nazionale sempre. Francesco, tu per anni, così ci colleghiamo anche alla Juve e anche alla Roma di questi anni, sì, hai parlato mille volte di Allegri, Mourinho, quel tipo di allenatori. Spalletti è un altro tipo di grande allenatore. Io devo dirti la verità, però te la butto subito là, la polemica. Ma scusami, però, se improvvisamente uno degli allenatori, diciamo Mourinho, va che qua alla Juve divide un po' meno di Allegri qua tra noi juventini, se l'avesse fatto Mourinho, che improvvisamente dal gioco il 4-2-3-1 e così si passa al 3-5-2, non si fa un tiro con la Spagna, non si fa un tiro con, si fa poco più con la Croazia, e si ottiene il risultato in questo modo, ci sarebbe stato un assalto generale, oppure no, ti chiedo, oppure Spalletti sta tenendo la sua coerenza? No, allora, secondo me guardate, Spalletti
aspetta, Francesco, ti stiamo perdendo, aspetta, rieccoti, aspetta. Secondo me vede delle cose evidentemente con un... io sono sicuro che si faccia una domanda su un patto con la squadra, che volto di aver parlato con qualcuno all'interno dello spogliatoio, perché lui si è fatto dettare in qualche modo i principi di come stare in campo. Questa è una cosa che magari lo ferisce molto, e io ne sarei ferito obiettivamente se fosse così, però poi se le cose effettivamente non sono così, è complicato andarsi a spiegare. Ora, ripeto, io sui metodi di gioco, sui sistemi, oltretutto Maurizio Viscidi, che è responsabile di tutte le formazioni giovanili, che il mister sicuramente conosce, mi ha spiegato l'altro giorno che ormai non si parla né di moduli, Dio ce ne scampio e liberi, ma nemmeno di sistemi di gioco, si parla di strutture all'interno dei sistemi di gioco. Quindi la cosa è andata ancora più complicandosi, se è possibile. Per cui io lì non metto bocca, perché è un allenatore professionista, ha vinto uno scudetto, anzi due, col San Pietroburgo, col Napoli, e non è che mi metto io a parlare con lui, insomma, voglio dire, mi sembra anche sciocco, no? Posso criticare una cosa del tipo che a me non piace, a me personalmente, che ci sono due che impostano il gioco da dietro, sono due mancini, sono due doppioni fondamentalmente, e poi gli affianchi uno che proprio difensore non è, e invece un difensore ci vorrebbe, visto che né Calafiori, Bastoni un po' di più, ma Calafiori dal punto di vista, diciamo così, della chiusura uno contro uno, cioè è molto meglio quando imposta l'azione, no? Quando partecipa al gioco, magari ci sarebbe bene un difensore più puro, però queste sono idee mie, sono cose mie, ma io non posso criticare. Fino a questo momento lui è stato trattato molto bene dalla stampa, dalla critica. Ieri un po' quell'equilibrio potrebbe essersi spezzato, spero di no, ma potrebbe essersi spezzato. Allora, Nicola e mister, ancora sui temi che volete, e poi andiamo più tra due minuti sul mercato. Vai, Nicola, anche mister, così ci rispondi. Allora, siccome io ho visto una nazionale un po' stanca anche in alcuni interpreti, ad esempio Pellegrini, Jorginho, secondo te cosa possono dare i giocatori più giovani della Juve, come Cambiaso e Fagioli, a questa nazionale? Insomma, sperando di vederli anche un po' di più in campo. E invece cosa può dare Chiesa, che non sta trovando, no, la sua posizione, il suo ruolo in questa nazionale? Allora, io credo molto al fattore fisico e al fattore atletico, hai ragione. Cioè, per me in un campionato che erroneamente si definisce campionato, ma che in realtà è un torneo, perché sono 7 partite e chi sta meglio fisicamente va lontano, arriva lontano. Io sono straconvinto di questo. Effettivamente ci sono dei giocatori che appannano un po'. Ieri esce Pellegrini, però alla fine del primo tempo e subito andiamo in barca, non so perché, per quale motivo, però così. Cambiaso, quando è entrato, non ha fatto benissimo, lo ha più volte rimproverato Spalletti contro la Spagna, perché guardava sempre indietro e non si voltava mai verso la tre quarti campo avversaria, si limitava al giro palla, e lui forse qualche responsabilità in più se la deve prendere, visto che, come dici tu, è giovane, bravo e forte atleticamente. Ora Nico Williams e Yamal saranno fortissimi, però hanno dimostrato qualcosa in più anche sotto l'aspetto della personalità. Da Cambiaso mi aspetto questa roba qua, cioè, perché no? Perché non ti fai rubare il pallone? Va bene, però ci provi, però punti, vai, c'hai la velocità, c'hai la forza, c'hai la gioventù, c'hai la sfrontatezza, hai la tecnica, fallo. Fagioli, secondo me, molto ben visto dal tecnico, solo che, ragazzi, l'esperienza internazionale in queste partite qua conta, e conta molto. Quindi, io ci penserei bene prima di far fuori uno come Jorginho. Lo so che in questo momento non sta benissimo, lo so che magari è un po' lento nello smistare la palla, ma è altrettanto intelligente. Guardate, ieri la roba di Modric, a proposito di quell'intelligenza lì, non è che mi spaventano, mi colpiscono più di tanto i dribbling, i tiri in porta, i tunnel, le rovesciate volanti. Ieri su una palla lunga Pellegrini stoppa bene, la tiene alta e cerca di saltare Modric già col primo controllo. Modric aveva capito già tutto prima. Gli ha soffiato il pallone senza manco che se ne accorgesse, tipo ruba bandiera. Sai quando l'altro rimane lì fermo? Allora, questi calciatori qua, è difficile, è veramente complicato non metterli in campo. Quindi io sinceramente spero che
che Fagioli possa dare il suo, ma sono sicuro che lo darà, perché è molto ben visto l'allenatore. Quanto a Chiesa, fategli fare un gol, cioè bisogna che faccia un gol, tutto qua. Vai, mister, vai. Chiedi, però poi siccome ha citato Modric dobbiamo chiedere una cosa a Francesco importante su ieri. Vai, mister. No, due cose a Francesco voglio chiedere. Uno, Francesco, non hai la sensazione che questa squadra, per il tipo di giocatori che ha, sia più portata a fare una difesa a 3 che a 4 come struttura iniziale, e però nella stessa maniera fa più male quando attacca con 3 attaccanti rispetto a quando attacca con 2 punte vicine, ed è un po' un controsenso forse questo. Sono straconvinto di questo, messo. Quando attaccano in 3 sono molto pericolosi, perché si trovano bene, perché riescono a trovarsi soprattutto negli scambi intermedi tra le linee, bene, riescono a trovare lo spazio. E però magari l'allenatore vede delle cose che noi non sappiamo durante gli allenamenti. Però magari hai ragione tu, no, sono d'accordo con te. Sono assolutamente d'accordo con te. Senti, allora una cosa. Vabbè, mister, se vuoi continuare, però qualcosa dobbiamo chiedergli per forza. Su Modric, Francesco, grazie intanto, perché tu hai rappresentato l'Italia come si deve, anche meglio, cioè, e sono sicurissimo, lo dicevo prima che tu entrassi, che avresti detto le stesse identiche parole se l'Italia avesse perso, perché qualcuno dice, sai, quando hai pareggiato, no, uguali identiche. E allora chiedo anche a te, se vuoi farlo pure qua, un tributo a cosa sia stato Modric, io non so, dici tu. Guarda, io sono un boomer, sono uno vecchio, e certi impatti emotivi cominciano a essere piuttosto difficili da gestire. Io ho dovuto assistere all'addio di Totti, di Del Piero, di Buffon, di Xavi, di Iniesta, di Pirlo, è morto Diego Maradona. Io non ne posso più, soprattutto non ne posso più di vedere i giocatori sopravvalutati, che vengono definiti dei fenomeni. E quindi ho chiesto semplicemente, ti prego, è complicato poi vedere giocare al pallone, perché vedo tanta gente che corre, si affanna disperatamente da una parte all'altra del campo, ma con scarsissimo costrutto. E invece vedo Modric, ecco, gli vedo fare quella giocata lì, lo vedo uscire da un cunicolo proprio, capito, di quelli infetti, con le cassette della frutta che ti ostruiscono lo spazio per uscire, dove dovresti inventarti che ne so quale magia tecnica, e invece lui destro, sinistro, appoggio col compagno, tocco di ritorno, esce fuori e libera la palla e la pulisce, e sembra tutto semplicissimo. Invece non lo è per nulla per chi ha giocato al pallone, ed è una roba che mi entusiasma, mi esalta, veramente rimango estasiato, e quindi spero che lui continui a giocare. Poi mi ha detto 2 volte grazie in italiano, e già per questo, insomma, bellissimo. Sono contento, ma sembrava emozionato, sembrava emozionato e grato, e quindi siamo grati noi a te. Poi devo dire, io non sono un super appassionato di nazionale, ma devo dire, le emozioni che ci metti tu quando gira quel gol di Zaccagni fatto da te sembra una cosa fantastica, quindi veramente grazie anche per questo. Più, perché poi la partita me l'ero immaginata proprio così, io la temevo. Quindi era come se dicessi a me stesso in radiocolla, ecco, lo sapevo. Io già me l'ero disegnata nella testa in questo modo, capito? Che avrebbero avuto una vampata, una roba di orgoglio, ci avrebbero messo in difficoltà sotto il piano del carisma, della personalità, del carattere, e quindi tutto stava andando lì. Poi, per fortuna, ci sono sempre le variabili impazzite. Zaccagni, su quel tocco di Calafiori, è stata una roba che me l'ha ricordato tanto, e per cui, sai, chi l'ha vissuta quella roba lì se la ricorda tutta la vita. Allora, meno male così. Allora, Francesco, le ultimissime te le facciamo. Intanto dobbiamo fartela. Tutti mi dicono di chiederti di Douglas Luiz, perché mi raccontano che ne parlavi qua da noi proprio tempo fa per la Roma, era uno dei giocatori in ballo. Douglas Luiz, cosa ne pensi? Poi di Calafiori, se ti sembra sì, un giocatore meraviglioso.
Sì, Dagalasulis è un giocatore pazzesco, a me piace da morire, cioè è pazzesco, non è di quel livello lì, sto parlando di Modric ovviamente, ma è quel ruolo lì più o meno, ed è un giocatore di grande personalità, giocatore che non corre e basta giusto perché gioca in Premier e lì si corre a 300 all'ora, no, giocatore che gioca col pallone, calciatore che gioca col pallone, regista se ce n'è uno, sa accelerare, sa rallentare i ritmi, destro e sinistro, conclusione da fuori, palla lunga, palla corta, no, è un giocatore, cioè se devo pensare ad Arthur per esempio, a lui ti dico che ci sono almeno due categorie, Arthur girava intorno alla palla prima di venire in Italia e dopo magari è molto migliorato anche in quel senso, ma questo invece è già pronto a giocare a due tocchi, andare via facile, a farsi trovare sempre libero. No. Mentre sta parlando, vediamo se aspetta. Come si dice? Eccoti. Vai. Ah, rieccomi, sì, scusa. In quel ruolo lì la cosa più importante è la cosa fondamentale, ancora più importante, lì troppo spiegare un allenatore vero che sta là, è che quando i compagni escono col pallone dalla difesa o sono in difficoltà, sanno sempre a chi mettere. Quando uno dice la metto in banca, ecco, l'ho messa in banca. Esatto. La leggo il giocatore lì e quindi è tanta roba. Eccolo. Su una cosa però, non so, tu dal vivo avrai visto molto, molto meglio. Io dalla televisione mi dà l'impressione che Jorginho sia veramente in difficoltà fisica. Non so se, cioè, quello che mi preoccupa è che se l'Italia fa lei la partita, allora Jorginho lo regge. Ma nei momenti in cui l'Italia subisce gli avversari, Jorginho in questo momento si è in grossa difficoltà fisica. Hai avuto anche... Se parli con l'allenatore ti dice che lui in fase di interdizione... Io guarda, se lui ha imparato molto... Lui ha imparato la fase di interdizione così come l'ha imparata Miralem Pjanic. La fa molto meglio rispetto al passato. E per un giocatore sudamericano questo è ancora più difficile anche della sua stazza fisica, cioè della sua conformazione fisica, però se parli con l'allenatore ti dice che di lui difficilmente si può fare almeno per un tempo, perché lui si fida tanto anche dei giocatori esperti, perché alla fine della fiera ti devi affidare a questi in certi tornei, in certi campionati, e le risposte te devono dare loro. Io ti dico di più, la prossima partita con la Svizzera ci stanno non uno, due conti in sospeso del Jorginho, due. Sì, il rigore là e il rigore a Roma. Allora io adesso fossi Spalletti, il primo che metto in campo è Jorginho, cioè come quando il povero Cesarone Maldini manda Di Biagio a tirare il calcio, come il Dino Zoff manda a tirare il calcio di rigore a Di Biagio il primo Rotterdam contro l'Olanda alla semifinale del 2000, cioè quella roba lì. Io credo molto in queste cose più che nei numeri e le tattiche, io credo più in queste robe qua. Senti Francesco, ci hai detto Douglas Luiz, credo più proprio... Ci hai detto Douglas Luiz fenomenale, Calafiori com'è? Secondo te la Juve farebbe un grande colpo oppure hai qualche riserva? Perché secondo me sì, perché comunque la Juventus ha poi due difensori forti centralmente, sono addirittura tre, perché Gatti io ancora lo aspetto tanto, ma Dalino e Bremer da questo punto di vista sono delle garanzie, quindi Calafiori è veramente un... Calafiori è quello che doveva essere De Ligt e non è stato, potrebbe essere quello che non è stato De Ligt, perché parte a costruire la manovra dal basso, lui è bravo, la transizione la fa molto bene, guarda, nessuno ha scoperto niente, perché quella cosa lì l'aveva scoperta Lidl col povero di Bartolomei nel 1983, che lo faceva giocare tra Nel e Bjerkovic e gli faceva cominciare l'azione, solo l'azione ha cominciato a lui con quel pieve e grazie. Calafiori ha in più la transizione, cioè la capacità di portare la palla dalla sua metà campo all'altra. Ieri pure ha fatto una cosa, perché le ha fatto accentrare su di sé tre difensori croati e ha scaricato il pallone sul lato
sul lato debole, capito? Quindi queste sono cose che per un allenatore hanno un senso. Senti Francesco, De Rossi da una parte alla Roma e Thiago Motta alla Juventus ti sembrano dei successori degni, ti piacciono di due che stimi tanto, ce l'hai detto tante volte, Mourinho e Allegri? Sì, io penso di sì, che siamo due successori degni. Spero solo che la Roma cominci a comprare i giocatori, solo questo, perché sono un po' preoccupato. Sì, perché, insomma, in ritardo, dici, io... in ritardo. Beh, secondo me un pochino sì, però per carità di Dio, non voglio dire, però sai, adesso non si può dire più la Roma non c'ha una lira, insomma, hanno speso pure 650 milioni per comprare l'Everton, mi pare che quei problemi non ci siano, comprassero 3-4 giocatori non sarebbe male, ecco, dico. Sai, io poi, ripeto, credo molto più ai calciatori che non a tutte queste cose. Beh, cioè, voglio dire, io cerco di capire, ma non ce la faccio perché non sono capace. Quando si parla di calcio fluido, calcio relazionale, faccio dei grandi sforzi, non ci riesco lo stesso, ma faccio degli sforzi. Però se mi comprano i giocatori forti, secondo me, diciamo che tutta quella fase la posso tranquillamente bypassare e faccio fare a loro, ecco, tutto sommato, mettiamola così. Aia, lo vedo preoccupato sulla Roma. Lo vuoi Dybala? Lo vuoi ancora? Caspita, ah, sì. Ma scherzi. Lo vuoi? Ma di che parliamo? Lo vuoi? No, dico sì, assolutamente sì, sì. Sì, ma che? Certo che lo vuoi. Se c'erano Dybala e Lukaku, chi era la Roma? No, no, perché il dato di Dio. Non... Sì, perché sento dire delle cose... Ma poi ho scoperto però una cosa, ho scoperto che il contratto di Vlahovic lo porta automaticamente a arrivare a 12 milioni l'anno, vero? Sì, esatto. Bene. Non ti piace molto Vlahovic? Tutto ok. E Vlahovic deve migliorare tecnicamente per valere quelle cifre, perché sennò di che cosa, cioè io sono convinto che lui sia potenzialmente molto molto forte, però tecnicamente deve migliorare tanto, per come la vedo io, poi insomma, ma proprio del gioco del pallone deve migliorare tanto, cioè io credo che un giocatore come Vlahovic in determinate squadre possa essere il punto di riferimento unico, mandare la palla nella profondità, lui che corre la sbatte dentro col sinistro, mi va bene in una squadra che intende primeggiare con le altre in Europa, e quindi parlo della Juventus che vuole primeggiare con lo United, col Chelsea, col Paris Saint-Germain, con il City, bisogna avere un livello tecnico secondo me molto superiore per pretendere quelle cifre, come la vedo io, eh? Beh, chiaro. Allora Francesco, intanto ti ringraziamo tanto, io ti saluto col messaggio di Dei Commando che ti dice: grazie anche voi, tu ragazzi. Francesco Repice ti dice anche tu Francesco Repice non ritirarti mai come Modric, ed è il messaggio che ti diamo tutti noi. Ecco, sì, vabbè, però abituatevi, perché io dovrei andare, insomma, cioè, avrei delle cose che mi aspettano, tipo i tonni, il mare, troppe a casa mia a Calabria, eccetera. Quindi, insomma, abituatevi pure voi. Va bene. Intanto, ciao ragazzi. Quando torni a Roma spero di vederti per una bella cena insieme. Dai, un abbraccio grande a metà luglio. Ciao, un abbraccio ciao, grande, grazie, ciao, ciao. Grazie.